Ed eccoci qui nella nostra chat room segreta, Lucia, per gli abbonati del canale YouTube, per parlare del tuo segreto per rendere una torta sufficissima. Sempre 150 grammi di farina, Ok. una spremuta di un'arancia deve essere fresca, una spremuta di uno mandarino, una spremuta di mezzo limone. Perché se tu non lo sai, questa è una ricetta proprio che faceva mia nonna, parliamo di 80 anni fa, nel senso che quell'epoca lì lievito non esisteva ancora, usavamo bicarbonato di sodio. Sì, che è quella Ok? polvere con cui si lava la verdura, insomma, è quella. Sì, noi usavamo quella perché lievito, no, mio tempo, quando ero piccola, passiamo 42 anni fa, non esisteva lievito. Allora, cosa faceva mia nonna? Prendeva questi agrumi, perché questi agrumi insieme alla farina attiva la farina e si raddoppia l'impasto, per chi non conosce. Wow, ecco perché metti gli agrumi nelle torte, quindi non è solo per un discorso delle vitamine, proprio perché reagiscono chimicamente. Dopo mezz'ora, se tu lascia riposare, si raddoppia naturalmente. Allora, all'epoca mia nonna usava bicarbonato di sodio, un cocoaio, però adesso che c'è lieviti, io uso una bustina di lievito per dolci, Sì. dopo che ho fatto l'impasto, e non uso latte perché usiamo già gli agrumi con latte non va bene, viene un sapore molto, molto non gradevole, si sente proprio parlato un sapore acido con il latte. Allora, noi mettiamo sempre olio di soia. O Ok. olio di semi vari, Sì. solo questi due tipi di olio. Magari una persona dice: guarda, non mi piace l'olio, voglio una torta tradizionale. 100 grammi di burro, Ok. temperatura ambiente. Di solito metto burro in un bicchiere, metto in forno un minutino che deve si scioglie. Ok, allora deve essere sciolto burro, non intero. Io faccio a mano perché all'epoca da mia nonna non esisteva ancora niente, facevo tutto manuale tradizionale. Allora deve girare delicatamente. Il zucchero puoi usare qualunque zucchero che vuoi, di canna. Io usavo molto zucchero di canna, anche il miele volendosi. Lo Ok. giro delicatamente. Quando l'impasto diventa omogeneo, con tre uova, io metto tre uova, lascio riposare. Sì. Ok? Dopo riposato mezz'ora, un'ora, più riposa, più cresce, come l'impasto della pizza. Più riposa, più cresce. Allora faccio riposare. Quando l'impasto è raddoppiato, lo infarino, lo metto l'olio, metto burro, metto al forno sempre a 170-40 minuti. Ok. Però il segreto sono gli agrumi tra limone e mandarino. Mandarino deve essere dolce perché il limone è troppo aspro. L'arancia che lì deve essere dolce, se no la torta esce molto aspra. L'arancia rossa può andare bene, che è più Sì, dolce. anche pompeo se volete, dipende dal gusto personale. Però va messo nella farina subito con un pizzico di sale anche. E poi il zucchero, per ultimo 5 uova intere. Lo giro l'impasto, metto il lievito per dolce e fa riposare. Io metto un panno sopra l'impasto, metto a forno in un buio dove non prende aria, come la pizza, e poi dopo che si è raddoppiato lo metto nella forna, in forno. Se voglio fare invece dei panini al latte dolci, io metto più impasto, invece di 150 grammi di farina, metto 300. Perché così faccio l'impasto e metto a forno, poi faccio delle palline, faccio lievitare bene del pane. Se volete il cioccolato fondente, mettete dentro l'impasto e è buonissimo per mangiare per colazione. Ah, e questi agrumi con cioccolato fondente, per chi piace la torta al cioccolato, è fantastico il sapore. E se piace il sapore proprio di arancia intensa, togli la buccia d'arancia, metti nel frullatore l'arancia senza semi, senza buccia, metti l'olio di soia e lo frulla. Perché così il sapore d'arancia è più tenso. E poi se piace anche la carota, perché arancia e carota è fantastica, ho già fatto tante volte, grattugia la carota fresca. La carota non vai mai cotta, mai frullate, perché deve sentire il sapore da carota fresca. Perché se tu cuoci, metti una carota già cotta e lo frulli, diventa
il sapore di carota talmente forte che non ti piace. Invece la carota grattugiata, due carote grattugiata sottili e messo in impasto già pronto, si sente proprio carota, sapore da carota fresca, non quella carota frullata che sembra omogenizzato. Tu hai dato la ricetta completa per ottenere la tradizionale, tradizionale, tradizionale. Quindi noi passeremo da questo segreto per far crescere bene tutto e realizzare la prima torta per chi è principiante come me, gli agrumi. Quindi in uno step successivo tu ci spiegherai come realizzare la torta vegana, che ha uno step di difficoltà in più perché non ha questi ingredienti che le permettono di crescere. Ho capito bene? Sì, non ha uova, tutto vegetale, tutto prodotto proprio vegetale, come olio di soia, come grano di tartaro, lievito naturale, come i mieli dicono mezzo vegano perché il miele non deve essere lavorato, ok? Sì, deve essere un miele naturale. Perfetto. Perché il miele lavorato c'è zucchero, c'è conservante, c'è tutto, il miele naturale no. Costa di più, però è più buono. Certo, ma cosa si fa con quel miele? Il miele naturale di solito tende a cristallizzare. Il miele naturale è liquido, invece un miele a quello più lavorato diventa duro, sembra zucchero, tu vedi bianco sopra, capito? Pensavo il contrario, pensa, cioè che il miele naturale cristallizzasse e diventasse duro e viceversa. Invece tu dici che il miele più naturale è più liquido? Allora ti spiego, quando ero piccola mio padre aveva le api e faceva di miele proprio, alle volte usavamo miele con la menta come sciroppo per la tosse, è così, il miele che quando tu raccogli è proprio è liquido proprio come sciroppo. Il miele vado a prendere qua in provincia di Pavia, c'è Certosa di Pavia, c'è un grande santuario, vado a prendere dei frati, delle suore, miele naturale, la marmellata, queste cose qua. Ma che spettacolo, è bello avere queste cose a chilometro quasi zero, naturalissime, Lucia, sei fortunata. Senti, grazie. Cara, io ti ringrazio per aver preso parte a questo spazio riservato alle persone che sostengono il progetto di Ondina e ci vediamo tra 2 settimane per realizzare insieme la diretta della prossima ricetta della felicità. E magari facciamo anche un piatto di salato anche più avanti. Perché no? Sarebbe bellissimo. Io sono, sai, per il salato piuttosto che per il dolce, ma apprezzo tanto il dolce, soprattutto quando è fatto bene. Una cosa voglio chiederti, Lucia, a vantaggio di tutti noi. Vuoi dare un indirizzo della pasticceria, della tua pasticceria, così che le persone che sono magari vicine possono raggiungerti, possono farlo? Ok, siamo a via Bare numero 2, sarebbe vicino a Santa Rita da Cascia, perché Santa Rita da Cascia è una chiesa grande con un grande santuario, tutti conoscono Santa Rita da Cascia, all'angolo c'è via Bare numero 2, ci sono, è grandissimo, prende tutto l'angolo. Quindi Milano uno cerca la chiesa Santa Rita da Cascia e lì vicino ci sei tu. Okay. Bare numero 2, pane e delizie. Facciamo gastronomia di asporto, soprattutto in questo momento che non possono mangiare sul posto. Facciamo 30 tipi di pane, ideali per tutti i tipi di persona. Facciamo per dire 7 cereali, pane di soia, pane di canapas, pane siciliano, la farfallina, la malfatta, come si chiama loro, i pane pugliesi. Facciamo pane senza sale, facciamo pane di soia, che mi piace molto, e facciamo tutti gli altri tipi di pane, pizzette, focacce. I nostri dipendenti sono tutti italiani, sono persone soprattutto del sud, soprattutto che lavorano più da 30 anni in un mondo del pane, per questo facciamo tutti i pani tradizionali, perché i nostri dipendenti sono italiani, soprattutto italiani, perché ti spiego, qua in Italia è un po' così, nel senso, ci sono tante pizzerie che sono buone, ci sono gli arabi che fanno pizza buona, però se tu vedi la pizza degli arabi è molto sottile in confronto alla vera pizza italiana, capito? Il sapore cambia perché loro c'è un modo di preparare un impasto completamente diverso. Certo. Come io che sono brasiliano non potrò mai fare una pizza napoletana vera. Hai capito? Mm-hmm. È così. Allora, il panettiere è importante perché un impasto risale alla tradizione italiana, tu devi conoscere la tradizione per preparare quello impasto di pane. Infatti il panettiere nostro è pugliese. Mm. E chi meglio di lui per preparare un pane pugliese? Ciao Lucia, grazie ancora. Ciao, grazie mille. E grazie a tutti voi.